Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato a Piombino, nella sede dell'azienda 2M, il primo dei protocolli di insediamento che la regione sigla nella città portuale. Con il presidente di 2M, Ivano Monelli, il governatore ha poi visitato l'azienda specializzata in impianti tecnologici per l'industria. Il protocollo prevede investimenti per 2 milioni e mezzo di euro e un finanziamento regionale di 509 mila euro. Ad aprile ne sarà firmato un altro per ulteriori 448 mila euro di finanziamento e un investimento di 2 milioni e 240 mila euro. In prospettiva per 2M c'è la crescita nel mercato dell'oil and gas e la creazione di 10 nuovi posti di lavoro che da 76 diventeranno 86. Per investimenti fanno parte di protocolli di insediamento, sono in tutto 32 milioni che abbiamo utilizzato come fondi regionali sull'area di Piombino, a questi poi si aggiungono altri 20 milioni del governo nazionale su cui sono in corso i bandi per Invitalia. Beh, è importante che ci siano investimenti, ma al contempo qui si accresce anche l'occupazione. Poi la visita al porto dove sono stati depositati i cassoni della Costa Concordia che serviranno a realizzare la base di un bacino di demolizione delle navi. Nell'area portuale la regione ha investito 60 milioni di euro per il polo tecnologico di General Electric e ora si conta sull'impegno di Cevital a installare una piattaforma per la movimentazione dei prodotti agroalimentari. È evidente che si è creata per la Toscana e per l'Italia nel Mediterraneo una nuova grande infrastruttura e penso che darà alla Toscana, al lavoro, agli imprenditori tante soddisfazioni e io sono contento di aver dato un contributo a questa operazione.